Entende? É isso, né? Esse aqui não me tem muito paciente. I viaggi di San Michele stanno a simboleggiare i tre giorni che separano Gesù dalla morte alla risurrezione. Gesù morì e fu sepolto e il terzo giorno risuscitò da morte. San Michele accompagna verso Gesù risorto la Madonna. San Michele accompagna la Madonna verso Gesù risorto. Gesù risorto viene avanti, uscendo dalla chiesa. Ecco l'incontro alla Madonna. Cade il velo nero. Aleluia, 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 ale
Vangelo secondo Giovanni. Partì dunque Pietro e anche l'altro discepolo, Giovanni, e si avviarono verso il sepolcro. Correvano ambedue insieme, ma l'altro discepolo, Giovanni, precedette Pietro nella corsa e arrivò per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende che giacevano distese, tuttavia non entrò. Arrivò poi Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro. Vide le bende che giacevano distese e il sudario che era sopra il capo. Allora entrò con l'altro discepolo che era arrivato per primo al sepolcro e vide e credette. Ora, come da un racconto evangelico che abbiamo sentito, San Giovanni va da San Pietro e insieme corrono verso Gesù. San Giovanni e San Pietro insieme corrono verso Gesù. San Giovanni cede il passo a San Pietro, che per primo arriva davanti a Gesù. Secondo Giovanni, Maria di Magdala era rimasta fuori il sepolcro, fuori in pianto. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli bianco vestiti, seduti. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Tanto ciò si voltò indietro e vide Gesù che stava lì, ma non sapeva che era Gesù. Egli le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Quella, pensando che fosse l'ortolano, rispose: «Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Le disse Gesù: «Maria». Quella voltatasi gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono salito al Padre. Va piuttosto dai miei fratelli e di loro. Salgo al Padre mio e Padre vostro, a mio Dio e Dio vostro». Maria Maddalena andava a annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore». Thank you.
Pareti si scalda il velo nero. Saluta Gesù e si pone accanto a San Pietro. Vangelo secondo Giovanni. Nel segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mano nel suo fianco, non crederò. Otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso stava con loro. Quando Gesù a porte chiuse stette in mezzo a loro e disse: perché mi hai pace a voi? Poi disse a Tommaso: metti il tuo dito e guarda le mie mani, volgi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso e gli disse: Signore mio e Dio mio. Gesù gli disse: Perché hai visto e creduto, beati coloro che hanno creduto senza vedere. Dopo il racconto evangelico, San Giacomo si reca per tre volte presso San Tommaso. E San Tommaso si muove verso Gesù.
sacre rappresentazioni e giunta alla conclusione. E perciò è con la gioia che premana dalla resurrezione del Cristo, ora tutti insieme, con frati, con sorelle e tutti quelli che siamo in questa bellissima piazza, ci rivolgeremo un saluto che viene dalla tradizione greco-bizantina. We'll be right back.
Thank you.